soon? Mr. Kane is coming. Ok. Anna, che c'è? Sta arrivando Mr. Kane. Le torpediniere devono ancora pagarle. Quante ne sono arrivate ai peruviani? 5 o 6, credo. A proposito, che c'è di vero in quella storia del Ministero della Difesa? Che il generale sa che per vendere armi deve iscriversi alla nostra loggia. Sei ancora vivo? Sindona, questo non è l'ora di dormire. E adesso che c'è? Ma se gela qui, perché non fai abbassare? Hanno avvertito dalla sorveglianza che Mr. Kane sta arrivando. Allora dio alle guardie che non passi nessuno dopo Kane. Mi raccomando, Clara. Se Kane gli ha saputo delle armi ai sandinisti, e si nega tutto, Sveglia, sta arrivando Kane. Michele, che stai male? L'ascesa del Partito Comunista pone problemi nuovi, perché interpreta come dei cambiamenti, verificatisi nella società italiana, potrebbe anche decidere di mettersi addosso una maschera di perbenismo, io credo. Ma forse se l'era già messa, visti i successi elettorali. L'Italia sarebbe il primo paese a slittare verso est. È essenziale il Corriere della Sera. Ma quale Corriere? A me non pensate? Ma che fanno? Stanno litigando con papà. Insomma, mi volete ascoltare o no? Sono affari loro. Priorità, togliere il Corriere dall'influenza comunista. Basta, sorridi, dai, fratellino, non ci pensare. Papà sa quello che fa. Siamo le polemiche in famiglia. Ma quale famiglia? Nessuna famiglia lascerebbe cadere un suo membro. Mi basterebbe una certa somma. E dimmi, pensi che stavolta riuscirebbe a salvarti oppure sarebbe un'altra toppa? Parli così proprio tu, che hai avuto la faccia di dichiarare alla stampa che mi conoscevi appena. E che cosa dovevo fare? Mettermi a parlare forse di tutti i casini che hai fatto? Il Vaticano ci ha rimesso una barca di soldi. Non ci avete perso niente, nemmeno una lira. Persino l'immobiliare era un limone spremuto. Mi avete anche consegnato bilanci falsi. Cerchiamo di smetterla. C'è qualcuno che vuole dare qualche milione di dollari a Sindona, per caso? Finiamola davvero, Sindona. Va bene. Ho capito. Allora, in riferimento a quel piano di nascita, a che punto si trova la loggia P2? A buon punto. Avrete il testo completo al più presto. Sindona, il banchiere della mafia e della CIA, viene imprigionato negli Stati Uniti per bancarotta. L'arcivescovo Marcinkus, pur coinvolto nel crack di Sindona, resta presidente della Banca Vaticana, IOR. Per il crack di Sindona, anche il vice di Marcinkus allo IOR, Luigi Mennini, subisce una momentanea detenzione. Calvi, presidente della Banca Cattolica Ambrosiano, prende il posto di Sindona. Come scrive un noto giornalista spagnolo, Marcinkus e lo IOR continuano con Calvi a tessere la rete finanziaria cattolica e anticomunista mondiale. Santa Sede ha inviato il plico che lei aspettava. Ah, sì. Mi raccomando soprattutto i telex. Disdica Rizzoli. E sposti l'appuntamento con Tassandit. Non si preoccupi, Presidente. Buon viaggio, Presidente. Salve, Mennini. Presidente, io mi sono permesso di fermare quel prestito al Partito Comunista. Beh, vedremo questo. Scusi, non ho capito bene. Pare che sia costato 250 milioni non farle pubblicare. Soldi sprecati. Il Papa in costume da bagno non scandalizza più nessuno. Comunque ringraziateli. Santità, per evitare che a prenderla di mira ci sia qualcosa di più pericoloso di un teleobiettivo... Santità, Marcinkus e Calvi sono arrivati. Aspettano di là. Che faccio? Lupus in fabula.
È proprio Marcinkus che si deve occupare della mia sicurezza. Andate, andate. Ne parliamo un'altra volta. Ecco, ti ho portato la cassetta. Oh, caro Calvi, come va? Bene, grazie. La famiglia? Tutti bene, grazie. Vede, Calvi, Solidarnosc non deve essere pensato semplicemente come un sindacato. Pronto. Per milioni di polacchi, esso è un segnale, uno strumento di lotta. I miei fratelli si stanno svegliando dal lungo sonno in cui li aveva sprofondati il realismo di Yalta con le sue ferree leggi. Ora hanno iniziato la lotta per strappare la Polonia a questo sonnambulismo. Io vorrei aiutarli. Bisogna aiutarli per battere l'offensiva secolare capitalista o marxista che sia. Marxista, santità, se me lo consente. C'è una sola ragione perché Calvi è qui: contribuire a questa lotta. Le dittature di destra passano, le dittature di sinistra restano. Per questo vanno combattute. Veramente, le dittature di Franco e Salazar ci hanno messo un bel po' a passare, 40 anni. E quella di Pinochet, se non lo fanno fuori, voglio proprio vedere quando passa. Tu non lo sai, ma il boss ha un senso un po' diverso del tempo. Non dobbiamo dimenticare che lui è cresciuto in un paese socialista. E lì, si sa, il tempo passa molto lentamente. Troverò un canale a New York e da lì faremo avere un po' di soldi anche a questi. E dovrebbero combattere i russi con qualche spicciolo. Se devo essere sincero, questi di Solidarnosc non mi stanno neanche simpatici. Non dimenticare mai il ruolo che hanno in questo gioco. E va bene, va bene. Anche questi avranno i soldi necessari. Signor giudice, siamo certi che Licio Gelli non è all'ufficio e nemmeno nella villa. Qualcuno ha saputo della vostra presenza ad Arezzo? Lo escludo, abbiamo dormito in località segrete. Allora procedete. Non può entrare nessuno. Questa è meglio farla passare. Il capitano lo sa? No, ma è la segretaria di Gelli. Ma che cosa fate? Ma questi sono materiali diplomatici. Sono documenti segreti. Gelli è consigliere economico dell'ambasciata argentina. Ma per favore, signora! Non potete toccarli! Ortolani. Se superate delle altre prove... Un istante. Inaudito. Sì, sì, insisto. Devo parlare immediatamente col generale. È urgente. Sì, di comunisti. Un attimo. È urgentissimo. Ma noi li bloccheremo. È di vitale importanza. Sì. Lo trovi. Ha capito. Due, tre. Ecco. Sì, finalmente. Sì, Gelli è qui. Un attimo, glielo passo. Generale, mi stia bene a sentire. Sì. Dai documenti sequestrati emerge che la P2 è un'organizzazione massonica legata ai servizi segreti, di cui Licio Gelli sembra essere il capo. Dalle liste rinvenute risultano iscritti alla suddetta loggia ministri, alti ufficiali delle forze armate, dei servizi segreti, deputati, giornalisti, industriali, magistrati. 962 nomi che smascherano l'esistenza di una struttura di potere parallela a quella dello Stato, senza arrestarsi davanti all'omicidio. Dall'analisi dei documenti, il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, pronto? Si evidenzia come il braccio finanziario della loggia P2. Signor giudice, è urgente per lei, è il comandante della Guardia di Finanza. Ha già chiamato due volte. Sì, mi dica, generale. Giudice, stia attento. Non può violare i documenti diplomatici segreti. I materiali sequestrati devono essere restituiti al legittimo proprietario. Ma cosa sta dicendo? Ma come si permette? I documenti da qui non escono. Chi è stato? Credi che non lo sappia? Un grande vecchio. Di Milano. Ne vedremo delle belle. Sì, sì, ma intanto guarda qua. Il ciclone P2 è sul governo. Fumo, fumo e solo fumo. Calvi e soci rischiano il carcere per 6 anni. Ah, l'Italia non è l'America. Da noi l'opinione pubblica conta come 2 di picche. L'importante è che i nomi delle liste non vengano a conoscenza dei nostri nemici. Perché? Pensi che non saranno mai pubblicate? Ma... È Tassandin. Io ti dico che la situazione è sotto controllo.
La procura di Roma obbligherà quella di Milano a restituirmi la valigia e quindi sta tranquillo. Ma come sto tranquillo? E tutti quei fondi venuti da Palermo? Vieni, vieni. Ma se non... Ma ti vuoi etare? Ma se non corriamo rischi, perché te ne stai chiuso qui dentro, in questo bunker? Sono stati loro, gli amici, a consigliarmelo. Sì, tieniti alla larga per un mesetto, eh? Il tempo di sistemare tutto. Ah, presidente, in mezzo a tutta questa bufera, almeno il Corriere della Sera è suo. Senta, parliamoci francamente. Adesso come adesso io quei 180 miliardi per il Corriere della Sera non li avrei mai tirati fuori. Ma non vorrai mollarglielo. Vedi, ti fai prendere subito dal panico. Ma tu non credi che dietro a tutto questo casino ci sia proprio il fatto che se lo vogliono riprendere? E se lo potranno pure ripigliare. Ma al momento e al prezzo che decideremo noi. Babbo, scusa il ritardo, ma c'era una macchina, non mi piaceva molto. L'ho dovuta seminare. Brava. L'aereo è pronto. Vengo subito. Lo scandalo della loggia massonica P2 scuote il Parlamento e il governo. L'onorevole De Martino dichiara che se il governo non pubblicherà i nomi degli iscritti alla P2, lo farà la commissione Sindona, da lui presieduta. Ah, Giulio, meno male. C'è Forlani che sta leggendo un telex di Licio Gelli. Incredibile. Sono sicuro, caro presidente, che i nomi degli iscritti alla P2 non verranno pubblicati per il rispetto del diritto e anche perché le liste contengono nomi di alti personaggi italiani e stranieri. Giulio! Gelli ci chiede di non pubblicare le liste. Senti che aggiunge! La NATO stessa, i servizi segreti occidentali, considererebbero negativamente un intervento duro contro gli appartenenti alla P2. Ma è un'impudenza. Ma no, assolutamente. Calma. Questa signore, è una diffida vera e propria. È inaudito, presidente. Gelli ti sta dicendo guai a te se parli. Sembra un messaggio per iniziati e indiziati. Beh, a mio avviso dobbiamo chiederci se è possibile, con un solo colpo di scopa, sacrificare tutti i vertici militari e civili legati a Licio Gelli e alla P2. Beh, proprio tutti. Vediamo un po'. Per esempio, i capi dei servizi segreti, il comandante della Guardia di Finanza, il prefetto, il ministro di Grazia e Giustizia. Forse queste teste oggi in Parlamento le possiamo portare. È una decimazione troppo rischiosa. Sono uomini nostri. Dovrei dimettermi da capo del governo. Oggi, in Parlamento, io non farò alcun nome. Clara. Clara, scusami. Scusami, non posso dormire. Non posso dormire, che vergogna. Che vergogna, ormai per tutti sono il braccio finanziario della P2, capisci? Preferivi che dicessero che sei la mente? Ma no, è che adesso tutti vorranno più soldi, capisci? E adesso chi c'è? Presidente, c'è uno per lei che non vuole dirmi chi è. Fammelo vedere. Presidente, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Spero di non averla svegliata. L'aspettavo, salga. E adesso questo chi sarebbe? Lo manda il segretario della DC, uno importante. Lavora per i servizi segreti anche americani. Parla 7 lingue e fa affari in tutto il mondo. Ed è anche massone. Sembrerebbe così giovane. Fidati, è quello che ci vuole. Si chiama Francesco Pazienza. Su, mettiti qualcosa, vai. Ma che fanno i politici? Riusciranno o no a nascondere i nomi degli iscritti alla P2? No, sulle liste non c'è più niente da fare, saranno pubblicate. E tutti gli altri documenti? Tutto quello che i giudici milanesi hanno sequestrato a Gelli verrà reso pubblico. Purtroppo qualche volta siamo in democrazia. Amore. È la fine, è la fine. Pardon. Signora, permetta che mi presenti. Sono un mercenario di vecchio stampo. Ma il governo cade o no? Cade, signora, cade. Anche perché i comunisti ce la stanno mettendo tutta, è un momentaccio. Anyway, su, su. Animo, comunque, non drammatizziamo. Questo è il paese delle grandi vigilie. Sembra che debba crollare il mondo e poi... Non sarà mica la prima volta che la montagna partorisce il topo, no? Venga, nel mio studio staremo più tranquilli. Con permesso. Ecco il passaporto. Ma non mi somiglia per niente. Hai i capelli tinti come i tuoi, guarda, è perfetto. Io non voglio scappare. E Mr. Kane, l'hai sentito o no? Sì, è sparito. Sparito. Qui la terra brucia, Roberto. Quelli possono arrestarti da un momento all'altro, hai capito? Gelli cosa dice? Che cosa dice? Gelli è scomparso, più chiaro di così. E io mi voglio preparare a seguirlo.
Io non sono colpevole, non posso abbandonare tutto. Sì, però adesso dammi una mano, forza, non statene all'impalato, avanti. Qui non si tratta di essere colpevoli o innocenti, te lo vuoi mettere in testa? Non c'è tempo, il momento è perdente, se resti quelli ti fottono. Aia! Ma se scappo, mi fregano il banco. E io senza l'Ambrosiano non esisto più, sono zero. Mi sono fatto male. C'è un disinfettante. Non ti sei fatto niente, forza. Fai con la saliva. E dammi retta, prendilo. C'è anche i baffi. Niente lasciava presagire un gesto così efferato e dissacrante. Proprio mentre in piazza San Pietro a Roma Sua Santità procedeva a bordo della sua jeep bianca benedicendo i fedeli, un uomo giovane dal viso affilato ha esploso contro di lui due colpi di pistola. Il Papa, ferito all'inguine e alla mano sinistra, è caduto riverso tra le braccia dei suoi accompagnatori. I colpi, proseguendo Anna! La traiettoria, hanno anche ferito due turiste americane. L'attentatore, un turco di nome Ali Agca, ha cercato di fuggire ma è stato subito arrestato dalla polizia. Mentre i fedeli restavano sconvolti e disperati, il Papa è stato immediatamente trasportato all'ospedale Gemelli e finora sembra non sia in pericolo di vita. Hanno sparato al Papa! Sì, lo so, ormai succede di tutto. Sarà mica una storia come quella di Papa Luciani, un affare di famiglia. Com'è andata? Il gatto mi ha dato questa. Mi consiglia di fuggire. Ma se ti presenti con questa all'aeroporto ti arrestano di sicuro. Ma scusa... Perché non ne parli con i tuoi amici dell'Opus Dei? Col Papa, poi, oltretutto, son tutt'uno. Ci penso in continuazione. Ma Casaroli? Il Gobbo, eh? Scusa, quello che alla fine comanda è il Papa, no? Sì, lo so. Ma non è mica tanto semplice, sai. Eccoci. Sono quelli della finanza. Ma allora è vero? Vogliono riprendersi il Corriere della Sera? Ho l'ordine di non lasciarla un momento solo. Capitano, la prego, la lasci vestire. Ma non potete arrestarlo, innocente! Signora, si calmi. E allora arrestate! Si calmi! Ho ordini precisi. La devo portare subito a San Vittore. Cosa? No, no, Roberto, no! Roberto! Non lo toccate! No! Io non esco vivo da San Vittore. Fermi, fermi! Fermi! Fermi, fermi! Fermi! Io a San Vittore non metto piede. Non mi muovo di qui. Dovete portarmi via, a braccio. Se arrestate lui, dovete arrestare anche me. Anche me! E va bene. Dov'è il telefono? È là. Venga, dottore. È stato fortunato. Fortunato? L'hanno messo in cella con due brigatisti e un ladro. Se capitava nelle celle della camorra. Buongiorno. Ecco in sintesi le principali notizie di questo telegiornale. Da una settimana dall'attentato, sensibilmente migliorate le condizioni. Beh. Di Giovanni. Non è come al Grand Hotel, commendatore. Ma vedrai che ti abitui. La prima foto scattata al Papa nella sua stanza d'ospedale. L'assessore democristiano Ciro Cirillo è stato rapito a Napoli da un comando che ha ucciso i due uomini della scorta. Le Brigate Rosse hanno rivendicato il rapimento, ma si segue anche la pista della camorra. L'auto dell'assessore napoletano è stata assalita da quattro uomini armati che hanno agito con estrema rapidità e precisione. Arrestato a Milano, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, insieme con altre otto persone. L'accusa è di esportazione illecita di capitali. Roberto Calvi, arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano per ordine del sostituto procuratore generale della Repubblica d'Ambrosio, è in carcere a Lodi. Sei proprio l'emblema del capitalismo putrefatto? A Roma è stato arrestato Aladino Minciaroni. Tutti facevano parte del consiglio di amministrazione della centrale finanziaria.
e sono imputati di violazione dell'articolo 1 della legge valutaria per esportazione illecita di valuta. Da esponente della finanza laica, che pensa dell'arresto di Calvi? Di pareri non mi sembra proprio il caso di darne. Ci sono dei magistrati al lavoro, spetta a questi giudici metterci in condizioni di capirlo. C'è il cappellano. Calvi, ci vediamo alle 5. Le va bene? Sì. Ammetto di aver avuto familiarità con Licio Gelli, ma questi documenti non li ho mai visti prima d'ora. E questa è la fotocopia della relazione dell'ispezione compiuta all'Ambrosiano per ordine della Banca d'Italia. Com'è stato possibile che Gelli ne sia venuto in possesso? Non lo so, lo ignoro completamente. Calvi, per favore, sono 6 ore che stiamo qui. Si decide a dirci qualcosa. Mi dispiace, ma la legislazione bancaria dei paesi dove risiedono le consociate estere dell'Ambrosiano me lo vieta. Dal Banco Ambrosiano di Milano tutti questi soldi arrivano a quello del Lussemburgo, passando per Nassau, ritornano a Zurigo, transitano successivamente da Panama, approdano al Banco Andino in Perù. E da qui tutte queste centinaia di milioni di dollari scompaiono come ingoiate da società ombra. Calvi, i segreti devono finire. Deve parlare di queste società. E questa ricevuta di versamento dell'UBS di Ginevra? Lei ha versato 800.000 dollari per riavere il passaporto. Non ne so niente. Ma se è Gelli che le ha fatto riavere il passaporto, presidente? Tutti questi documenti sono una costruzione folle, non è vero, avvocato? Davvero surreale. Sono veramente preoccupato e sconcertato. Non ne so niente. Mazzotta! Lei subito dopo i saluti, con una certa calma, dovrebbe dire al gobbo: stia tranquillo, onorevole, perché in Italia non abbiamo documenti. Va bene? Su, su, rapidi! Signora, mi piace dover incontrare una così drammatica circostanza. Stia tranquillo, onorevole. Noi in Italia non abbiamo nessun documento. Ah, prego. Vede, a nostro avviso, signora, lei è la persona di cui ragionevolmente ci possiamo fidare, nel senso che lei è la sola a poter parlare direttamente al suo marito. Anzi, io ho un'idea. Sono molto lieto di conoscerla, signora. E i tuoi studi? So che sei vicina alla laurea. Devi voler davvero molto bene a tuo padre per fare tanto brillantemente quegli studi che da giovane non ha potuto fare. Grazie, signora Craxi. Signora, mi dica. Onorevole, mi hanno suggerito di dirle che 30 miliardi non sono uno scherzo. Signora, noi socialisti vogliamo aiutare suo marito perché è un amico. Sì, però lei saprà, anzi voi saprete, che per il reato di cui è accusato mio marito il mandato di cattura non è obbligatorio. Sì, è vero. Onorevole, è la finanza laica che lo perseguita. Ma noi abbiamo dei documenti gravissimi sul capofila. Ora, perché lei con il suo ministro non ci dà una mano? Beh, sì, ma ci vuole il suo tempo. Buongiorno. Buongiorno. Io l'aspetto qui, signora. Sì, sì. Coraggio. Grazie, Alex. Tuo padre mi ha telefonato questa mattina. Sì, so tutto. Signora, prego. Signora, lo sa, deve essere una cosa breve. Non è la prassi. Grazie. Siamo venute con Mennini, che ci sta aspettando fuori con il cappellano. Certo, papà, che è proprio un bel tipo la tua segretaria. Ma lo sai che si fa negare al telefono? Sì, sì, adesso gli diciamo di Roma. Il gobbo dice che la Banca d'Italia vuole mettere qualcuno, l'Ambrosiano. Però lui suggerisse. E me l'ho anche presentato. Ma se mettono quello io sono rovinato. Sapessi come si muove. Si muove bene, pazienza. È anche volato a New York da Carlo. Che bravo ragazzo che è Carlo.
Voleva venire qui per stare vicino al suo papà. Io però gli ho detto no, perché è molto più utile a New York. Lo dice anche Pazienza. Oh, bravo, Pazienza, lui. Certo, alle volte esagera, dice che questa è una guerra fra bande armate. Noi però abbiamo altri incontri con i politici, sai. Io non ci credo più ai politici. Non dovete più andarci neanche voi. Dammi un pezzo di carta e una penna. I politici sono pericolosi. Roberto. Di ad Alex di portarla da Marcinkus. Questo processo si chiama Yor. Non dovete neanche pronunciarlo in confessione, questo nome. Ah, sì? Signora, mi dia il biglietto. Questo processo si chiama Yor. Adesso l'ho detto. E allora? Yor! Ok, il nome di questo processo sarebbe Yor. Ma stiamo perdendo il cervello. Ma come gli è venuto in mente a quel cretino? Però quando ti mettono le manette è uno shock. Quando mi arrestarono mi venne in mente di tutto. Pensavo che il Papa Paolo VI personalmente potesse intervenire a chiarire i rapporti tra lo Yor e Sindona, ecco. Quello che mi manda in bestia è proprio la sua idea di dover dire ai giudici che parte di quei 26 miliardi sono finiti qui. Sì, ma non dico che bisogna farlo. Dico che non mi sembra un crimine se Calvi avesse pensato con questo di semplificare la sua situazione. Avanti. Ah, prego. Cercavo proprio lei. Dica a Calvi che ora deve ragionare. Deve riuscire a capire che questa è soltanto una montatura. I nostri affari c'entrano ben poco. Questo è un preciso scontro politico. Appunto. Stavolta è toccato a lui. Però se si caga sotto fa il gioco dei nostri nemici. Beh, ci pensi lei. Non è facile. Calvi è sempre più abbattuto. Oh. Visto che ci siamo. Gli dica che suo figlio la deve smettere di continuare a mandare tutti questi fax da New York. A sua santità, al cardinale Silvestrini. Ma che diavolo gli sta passando per la testa? Ne abbiamo avuto abbastanza, abbastanza. Monsignore, si è stufato di stare qui a spiare i vescovi americani. Di te non gliene può fregare di meno. Lui vuole solo fare le scarpe a Marcinkus, che ormai è una palla al piede. Ma è pur vero che ha gestito lo Yor per cazzi suoi, sto Marcinkus. Mi segui? Sì, sì. Ecco, bravo. Allora, tu qualche informazione bisogna che gliela dai a Monsignore. A noi ci fa gioco agganciarcelo, non credi? Lui, chi lo deve sapere lo sa, sta agganciatissimo con la fazione contraria a quella di Marcinkus. Mi segui? Allora è con l'Opus Dei. Eh già. Tutto a posto. Monsignore ci attende. Bene, prego. Tranquillo, eh? Andrà tutto bene. L'importante è che tuo padre esca di prigione al più presto. Tuo padre non è nostro amico. Perché frequenta massoni e socialisti. Saprai della grande perplessità intorno alla United Trading Company. Sarebbe molto interessante, oltre che utile, sapere a quale data risale il contratto che l'affida in gestione alla banca del Gottardo. Ma questo non è un segreto. Appunto. Ma noi vogliamo conoscere la data reale di questo contratto, non quella ufficiale. Dottore, sono arrivate, ma faccia presto. Bisogna bloccare immediatamente suo figlio. Ma è solo un ragazzo. E anche sua moglie e sua figlia. Farebbero meglio a pregare invece di agitarsi tanto. In particolare con quel Pazienza. Roberto, stanno preparando. Buonasera. C'è una grande offensiva giudiziaria contro il gatto e la volpe. Allora avrò indietro i miei soldi? Non lo so. Ma il gatto e la volpe saranno denunciati da tutti quelli che si credono truffati. Truffati? Ma se c'era la fila per entrare nella P2? Vogliono che tu sia capo di una P2 ripulita. Ripulita? Sì, sì, Roberto, ripulita. Ma mi fa innervosire quando fai così. Hai pianto? Ma no, in cella tengono la radio accesa giorno e notte. Non ce la faccio più. Ma allora, papà, ti ci metti o no contro il gatto e la volpe? Vediamo. Cosa hai detto? Che devono tirarmi fuori di qui. Signor Calvi, è arrivato il direttore, bisogna andare. Oh, signore, dimenticavo. Pazienza chiede cosa puoi fare col politico napoletano. Ma è una cifra
è una cifra. Poi questo Cirillo, mi sta pure antipatico. Sì, va bene, ma il segretario della DC e soci fanno carte false per liberarlo, pensaci. Adesso basta. Posso avere delle pillole in più? Ma è una settimana che le prende. E che non riesco a dormire. Va bene. Ecco qua. Grazie, grazie. Vada, vada, la raggiungo subito. Dottore, volevo... Ehi, e che paura c'è? Camminiamo. Preside, dovete stare molto tranquilli. Dalla nostra parte tenete solo dei grandi amici. Tranquilli. Ecco. Allora, preside, ci sta chi studisce graziato. Nostro benemerito concittadino, che le Brigate Rosse tenne sequestrato e che tutto quanto, tutto vogliono liberare. È giusto? Sì. Oh, allora, noi cosa vogliamo fare per fargli riabbracciare la famiglia? Chi là a Roma ci tenne assai a questo gentiluomo? Lo facciamo liberare. Gesù, e che sta? Mi raccomando di dire a Roberto che l'idea di aprire la borsa è stata tua. Ma si fida di me o no? Aspetta, aspetta. Ecco. Trovato. Ecco il documento contro la finanza laica. Mm. Loro hanno fatto speculazioni in quintali d'oro e le hanno transitate attraverso società ombra. Beh, insomma, società liberiane, inutile certo. Dirlo, no? E non solo, il loro capofila, Mediobanca, tiene fondi fuori bilancio, fondi nero per gli affari illegali. Non gli sembra vero di accanirsi contro Roberto. Non ci conviene attaccare alla finanza laica? Ma come, scusami, loro non si fanno scrupoli. E noi, con tutto quello che ci è costato... Eccola. Ecco la lettera della Banca d'Italia. È Tassandin. Presto. Andiamo di là, è bene che non ci vedi. No, restate qua, grazie. Buona. Non si preoccupi, non ne fa niente, accuccia. Ah, ma non sapevo ci fossero. Resti. Scusi, ma si tratta di una cosa delicatissima. No, non si preoccupi. Loro hanno la fiducia di mio marito. Non abbiamo segreti. Si accomodi. Venga. Mi dica. Dunque, non è solo un suggerimento. E mi creda, signora, non lo diamo a cuor leggero. Ecco, se suo marito vuole uscire di prigione, deve pentirsi. Pentirsi? Sì, pentirsi. Vuotare il sacco. Soprattutto contro i socialisti. I giudici... non aspettano altro che confessi qualcosa. Anna! Se papà si pentesse dal carcere, è venuto a dircelo da Sandy. Devo vuotare il sacco, attaccare i socialisti, però ti spiega tutto l'avvocato che ti aspetta nel suo studio fra un'ora. Perciò vestiti in fretta, questo non va bene. Ho già parlato con il carcere e ci concedono un colloquio per domani. Togliti questo. Io però è meglio, io penso che sia meglio che tu vada da sola, vieni. Ma... Tassandin, mamma, chi lo manda? Noi non lo dobbiamo sapere. Il papà, lui capirà. Ah, gli devi dire che abbiamo scucito un bordo della sua borsa perché ci serviva il documento contro la finanza laica. E guarda cosa ho trovato. Guarda, è della Banca d'Italia. Guarda, legge. Il papà ha ragione. Gli concedono ben 5 anni per lo scorporo delle consociate estere. Ti rendi conto? E già tutti che tramano. È un complotto. Qui dentro non resisto più. Siete voi che conducete l'inchiesta sull'affare Eni Petromin. Potrei dirvi molte cose, ma dovete portarmi fuori di qui. Calvi, ci dispiace, ma noi non abbiamo il potere di far uscire di prigione chi è sotto processo per fatti diversi da quelli per cui è detenuto. Senta, lei si trova qui per violazione alla legge sull'esportazione di capitali. Calvi, se vuole collaborare, deve parlarci delle operazioni bancarie da lei praticate. Operazioni... assolutamente incomprensibili. Cosa c'è? Non sono io il padrone dell'Ambrosiano. E allora perché si comporta come se lo fosse?
Io faccio quello che mi dicono gli altri. Gli altri chi? Non posso dire di più. Ma lei non ci sta dicendo niente. Niente! Chi sono queste persone? Sono... Ecco, sono... un momento. Sono... Non voglio perdere il filo. Sono Gelli Ortolani e anche Sindona. Mi fecero capire che interventi finanziari a favore dei partiti politici mi sarebbero tornati molto utili. Sì, lo so, avrei potuto rifiutarmi, ma mi fecero capire, con grandi pressioni, che sarebbero derivati seri danni al mio gruppo. Quali sono i partiti da lei finanziati? Scusate il ritardo, ma continuate pure. Il fatto che alcuni esponenti del Partito Socialista mi telefonarono per ringraziarmi per quanto avevo fatto per loro mi confermò sulla destinazione del denaro. Chi fu a telefonare? Fu il segretario del Partito Socialista. Cosa sta dicendo? Non faccia nomi! Avvocato, stia al suo posto. È inammissibile che lei decida quello che Calvi può dire o non può dire! Calvi, vestito di scuro, siede nervosamente su una panca davanti al gabbione. Al banchiere e ai coprotagonisti del più clamoroso processo al gota della finanza cattolica sono state risparmiate non solo le manette, ma anche l'obbligo di venir rinchiusi nel gabbione che ha ospitato i più noti terroristi, mafiosi e big della delinquenza. I carabinieri si spostino e non impediscano la visuale. Questi imputati sono come gli altri. E i fotografi hanno il diritto di riprenderli. Sentimi bene. Si sa già che ti sei messa a fare il pentito. Stai attento, ritratta. Mi hanno mandato a dirti che se continui così non solo non esci dal carcere, ma ci rimani a vita. Mi hai sentito? Devo ripetertelo? Sì. No, no. Va bene. Tentato di suicidarsi. Roberto! Suo marito può simulare quanti suicidi vuole, tanto lo riporteranno in carcere. Tentativo di suicidio del banchiere Calvi ripropone con forza il problema di un clima inquietante di lotta di potere, condotta con spregiudicatezza e con violenza intimidatoria. Basterebbe il crack della borsa di questi giorni per misurare la pericolosità delle conseguenze di queste lotte di potere. Il potere? Ma chi ce l'ha? I responsabili sono tanti, compresi quei giudici le cui iniziative presentano aspetti scriteriati. Sì, sì, certo! La colpa è dei giudici! Brava persona, Calvi! Quando si mettono le manette, è difficile non prevedere in borsa... Povero Calvi, ora anche se esce, deve dire addio all'Ambrosiano. No, io non credo che succederà una cosa del genere. È in corso il dibattito sulla fiducia a Spadolini, il primo presidente del Consiglio laico dopo quasi 40 anni di governi presieduti esclusivamente da democristiani.
un fatto nuovo, una svolta dovuta soprattutto allo scandalo P2 che ha travolto il... Ieri Andreotti ha incontrato Casaroli a lungo. È preoccupatissimo. E il povero Calvi? Ha mostrato di avere una bella tempera. 40 pastiglie ingerite. E si è anche reciso uno dei polsi. Sarebbe stato letale per molti. Lui sa resistere. Proprio come te. Si tratta comunque di un atto estremo. E se gli arrivasse un messaggio, un gesto distensivo? Santità, Casaroli è qui. È arrivato il momento di andarmi a fare una fumatina. Santità. I giudici hanno già ricevuto la lettera. Marcinkus spera che lei apprezzerà questo gesto distensivo. È un gesto che non serve a niente. Non basta dire che l'Ambrosiano con quei maledetti soldi non c'entra niente. Bisogna dire dove sono finiti, in quali conti. Riferirò a Monsignor Marcinkus. Però... Buongiorno. Dice Pazienza che li devi rivelare i nomi dei veri padroni dell'Ambrosiano. Chi c'è dietro? Molti credono che ci sia tu. Devono continuare a crederlo. Guai se non lo credessero. Nessuno alzerebbe un dito per aiutarmi. Ma vuoi stare ferma? Mi fai venire il mal di mare. Sto cercando le microspie. Che errore ho fatto. Questa storia dei socialisti. Anche se è poca cosa in confronto a quello che avrei potuto rivelare. E loro lo sanno benissimo. E nonostante tutto... Chiedo scusa. Sì? Ci sono i giudici. Buongiorno. 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 C'è solo questa sedia. Presidente, mi scusi. Lei non sta ancora bene. Ma sto per farle una domanda la cui risposta richiede un certo coraggio da parte sua. È vero che è stato minacciato? No, non sono stato minacciato. E allora perché l'ha fatto? Tutti i giornali dicono che lei è un duro. Lei forse ha fatto questo per il crollo in borsa? A me della borsa non me ne importa niente. Diciamo che è stato un gesto di lucida disperazione. Da dove veniva la figlia di Geli? È un giro un po' lungo. Dal Brasile, Parigi, Nizza, poi Roma. E dopo l'arresto all'aeroporto, chi l'ha interrogata? Il procuratore Domenico Sica. I documenti di Geli dove erano? Lì, nel sottofondo della borsa che portava appunto la figlia di Geli. Quei documenti sono autentici? Forse sì, forse no. Ecco, per esempio, questo, che è uno dei più sconvolgenti, diciamo. Il timbro del Pentagono è sicuramente autentico. Infatti abbiamo confrontato la firma, che è risultata quella di Westmoreland, proprio la stessa. We do know who Jelly is. Sappiamo chi è Jelly. Non è escluso che l'arresto di sua figlia l'abbia favorito lui stesso. Lui ci manda a dire, signori miei, che colpe ho. Io avevo un bel mandato e a quello obbedito. Non vuole mica restare latitante a vita. Certo, se vuole incastrare qualcuno molto in alto, è essenziale che i documenti siano assolutamente autentici. Secondo me vi conviene sostenere che i documenti non erano né autentici e neppure falsi. È per me. Pronto? Roberto sta giù troppo. Troppo? Non vede un barlume. Già, i politici si è sempre creduto poco, vero? Ma la sortita in Parlamento non è poca cosa, è stato un bel colpo. Figuriamoci, quelli usano Roberto per fare un attacco alla magistratura. Ma su, andiamo, bisogna farlo uscire. Subito! E allora, mia cara, bisogna decidersi. Usare tutti i mezzi a disposizione, bisogna armarsi. Andarci giù pesante. E va bene. Bando agli scrupoli. Vai avanti. Subito. Chi è? Ehi, si arrivò. Vincenzo!
Vengo, vengo. Sono arrivati giusti, giusti. Proprio mo' con mucchio e fornuta. Uè, Vincenzo, è tutto pronto, sì? Ne abbiamo fatto 20.000. Sono proprio uno schianto. Uè. Le frodi valutarie di Mediobanca. Bel colore, bravi. Con l'omertà della Banca d'Italia, Mediobanca ha fatto traffici e frodi valutarie. Non è un poco troppo. Troppo. Ma questo deve uscire di galera, tornare all'Ambrosiano. E poi vedrai che fettone quando lo attacchiamo. E gli indirizzi? Ecco la lista. Una copia per ogni busta. Poi aspettiamo i segnali. E se non funzionano? Funzionano, funzionano. Sta tranquillo che funzionano. I testoni di Calvi? Sono quelli giusti, sì? Calvi è proprio un gran signore. Così, Cirillo, lo possiamo rimandare a casa sua. Mamma mia, quanto è brutto. Mazzotto è peggio di te. L'accusa non solo ritiene sussistente il reato contestato, ma lo stesso Roberto Calvi, persona capace di una condotta senza scrupoli, il cui rapporto con Licio Gelli si può oggettivamente definire di gravissima portata inquinante, a causa della capacità corruttrice di Gelli e dell'associazione P2 da lui costituita. Permesso. Pertanto, questo tribunale condanna Roberto Calvi alla pena di 4 anni di reclusione e di 16 miliardi di multa. Una vergogna inammissibile. La sentenza era già scontata, hanno più o hanno meno. Su, via quelle facce. In Italia dopo la sentenza di condanna si esce. E ci stiamo già muovendo per fargli riavere anche il passaporto. Avvocato carissimo. È spacciato. Ormai deve andarsene dal Banco Ambrosiano. Sono già tutti in sala, la stanno aspettando. Si tenga a disposizione. Diffonderemo oggi stesso il comunicato conclusivo del Consiglio. Scusi, Presidente. Dopo, Mennini, dopo. A questo punto dovrebbe dimettersi. Sa troppi segreti per poter fare meno di lui. Comodi, signori, comodi. Signori, corre voce che qualcuno si stupisca che io sia tornato al mio posto. Bene, prima di iniziare i lavori vorrei dissipare rapidamente questo stupore. Dal punto di vista strettamente giuridico, la Banca d'Italia avrebbe dovuto mandare un commissario a capo dell'Ambrosiano, solamente però in funzione di questi 3 seguenti motivi. Primo, se vi fossero state commesse gravi irregolarità. Secondo, se vi fossero state gravi mancanze patrimoniali. Terzo, se il Consiglio d'amministrazione, cioè voi stessi, l'aveste richiesto. Il primo e il secondo punto non sussistono. Il terzo, cioè la vostra richiesta, sembrerebbe addirittura insensata, dal momento che, come vedremo nel corso di questa riunione, l'andamento dell'azienda negli ultimi mesi risulta più che soddisfacente. I fatti sono nel bilancio conclusivo. Il resto è pettegolezzo. Che fai, piangi? Parla, su, che altro succede? Vabbè, se vuoi piangere come un bambino, allora non farti vedere. Se devo dissimulare anche famiglia. Che altro succede? Ma no, niente, niente. Non puoi sapere. Vabbè, bravo te. Continua a pensare che tutti gli altri siano scemi. Da quando ti hanno arrestato, le banche estere non ti fanno più prestiti, questo è. Anzi, rivogliono indietro quelli che ti hanno già fatto, vero? Ma chi ti dice tutte queste cose? Pazienza. Ah, proprio lui. Ma adesso non va più bene nemmeno pazienza. Sì, come no. Intanto continua a spillarmi i soldi. Peggio del gatto e la volpe. E se si mette con la finanza laica? Ma Roberto, questa è paranoia. È paranoia. Perché secondo te c'è da fidarsi? Anche di Rosone. L'ho fatto vicepresidente. Ma con chi sta? E ho dovuto mettere l'uomo del goppo nel consiglio.
Avrò fatto bene, avrò fatto male. E Marcinkus? Quello pensa solo a diventare cardinale. Tieni su, bevi, che poi ti viene quella tosse stizzosa. Sai cosa c'è? Che tu sei esaurito, sei stanco, sai? Anche Pazienza me lo diceva l'altro giorno. Quanto tempo è che tu e Roberto non vi prendete una vacanza? Al mare. Caro Santo Vito, un piacere vederti. Ciao, caro. Buongiorno. Mohammed, come vai? Oh, Pazienza. Sta arrivando una bomba. Professore! Oh, caro Francesco, grazie dell'invito. Ci scusa solo un secondo? Prego, prego. La deve smettere di far finta di telefonare. Fallo venire fuori che stanno arrivando gli altri. Sì, con permesso. Después de todas las cooperaciones latinoamericanas son financiadas casi todas por sus consociadas. ¿Y cuál percentual sustrae? Muy altas, pero no sabemos todavía qué hace con el dinero sustraído. Segundo nos de Londres, resulta que está buscando de comprar el Ambrosiano de solo. Lo sai che arriva Pippo Calò? Non da solo. È il mio ambasciatore preferito. Come compagnia. Sta? Ante le desia che la relazione secondo me. Basta con questo telefono. No, basta, su. Ti chiamo appena posso. Chi sono? Ma insomma, basta con questi scherzi. Su, Francesco. Ma se sai chi sono, perché ti impaurisci? Indovina chi sta arrivando, gli ho appena aperto il cancello. E quello chi sarebbe? Quello col parrucchino e coi formaggi e carboni. Ma sembra un possidente sardo con la cacciotta e la scorta. Guarda, ti dico solo che non c'è persona in Italia che lui non riesca a coinvolgere. Ma ti rendi conto che è amico intimo del futuro capo della massoneria? Ah. Lo vedi piccolo com'è? Beh, è socio del giornale più prestigioso della Sardegna. Sta per costruire un centro residenziale che alla Cacan gli prenderà un attacco di fegato ed è solo la punta dell'iceberg, eh? Per non parlare dei suoi rapporti privilegiati con settori decisivi del Vaticano. Hai detto decisivi? Decisivissimi. Hai avuto la posta. Yeah. Carmen. Carmen. Ehi. Hey, allora, ciao, Flavio. Flavio, come stai? Come stai? No, è dai, no, è là. È armato, eh? Certo, con tutti questi rapimenti, ma che scherziamo? Allora? Ora che fa? E poi ti dico. E gli altri chi sarebbero? Dunque, quello con la cravatta è il presidente della regione sarda e l'altro è il sottosegretario al tesoro, vicinissimo al ministro. Ma scusa, non era il professore vicinissimo al ministro? No, lui è il consulente. Anche lui vicinissimo, si capisce. Salute. Salute. E quella lì chi è? Un'amica. Mm-hmm, un'amica. E le cover actions cosa sono? Ma... Le cover action sono delle azioni segretissime dei servizi, ma poi scusa, chiedilo a tuo marito. Mm-hmm. Io tu saluto. È una spia quella. Ma quale spia? È un avvocato di Panama, dai, andiamo incontro a Carboni, dai. Una spia. Mm. Ciao. Ciao. Ciao Flavio, ben arrivato. Ciao. Vi lascio solo. Presidente, ci sono persone che è un vero piacere conoscere. Altre un onore. Lei è una di queste. Grazie. Anche per me lo è. Quando arriva, si muore, si cuoce dal caldo. Oddio, guarda chi c'è. Torniamo indietro. Ci ha visto, è inutile. Vieni. Come sta, Calvi? La vedo ristabilito, mi fa piacere. Bene, grazie. E lei conosce mia moglie? Non proprio. La signora invece mi conosce benissimo, non è vero? Fa anche stampare me nei vestiti scottanti. Oh, con permesso. Francesco! Sara! Presidente carissimo, ha visto chi le ho portato? Dottore, come va? È una donna fragile, ha sofferto molto durante la mia detenzione. Capisco. Altrimenti non avrebbe stampato quei manifestini. Che si dice all'Ambrosiano, eh? Comunque sa, per mia moglie la finanza laica è una specie di mito. Un mito? O uno spauracchio. Ma la stanno aspettando. Vada, vada, vada. Ah, sì, Mazzotta, rapido. Poteva riposarsi, ci saremmo visti stasera. Ho ricevuto istruzioni in codice. Mi si ordina di continuare a dare soldi agli panamensi. Ma si rende conto? Si calmi. Siamo qui per parlarne. Calvi, lei lo sa bene. Noi abbiamo sempre avuto fiducia in lei. Ma adesso bisogna fare chiarezza. Per questo mi sono precipitato qua. Bello spione il tuo cappellano. Ma se gliel'hai detto tu, perché me lo venisse a dire? Paul, allora queste lettere di garanzia.
Però se io ti faccio ste lettere, tutto il mondo penserà che ci siamo noi dietro le Panamensi. Lo penserà chi lo deve pensare, non ti preoccupare. Quanto è il buco? Yardo, più o meno. Ma che cosa? What the fuck stai dicendo? È 1 miliardo, più o meno. E io dovrei garantire un debito di 1 miliardo di dollari? No. No. Ma il 1 miliardo che ho dato a Solidarnosc... Siediti. Su, calmati, ok? Senti, perché non cerchi di vendere quel dannato giornale? Non so, il Corriere della Sera vale almeno 200 miliardi di lire. Eh? Ora devi fare qualcosa e devi cercare di farla subito. Ma se non mi ridanno il passaporto non mi posso muovere, ho le mani legate. Senti, ora sai che facciamo. Proviamo a pregare. Mio Signore, noi ci rimettiamo nelle tue sante mani. Poniamo in te la nostra fiducia. Solo tu puoi aiutarci. Roberto mi chiede di firmare una lettera. Io lo farò. And you will illuminate our future. Scusate il ritardo. Lei può ritornare a Lima. Queste sono le lettere di garanzia. Una è indirizzata al Banco Andino, l'altra al Comercial de Nicaragua. I testi sono identici, tutte e due firmati da Marcinkus. Come vedete, lo IOR ammette la proprietà delle società panamensi e... Quindi, il pacchetto di maggioranza dello IOR. E conferma di essere al corrente dell'indebitamento nei confronti dell'Andino e del Comercial. E dice anche a che cazzo servono i miliardi che le panamensi si bevono dalle nostre consociate estere? Per favore, Rosona. Il totale corrisponde all'indebitamento. Beh, se non altro, con questo congeliamo il debito. Sì, ma il debito resta. E prima o poi si dovrà pagarlo. A quel punto venderemo il pacchetto di garanzia o il mandato per farlo. Certo, il pacchetto. A gonfiarlo al massimo non copre la metà del debito. Il resto, chi lo mette? Vedrete, nel giro di pochi mesi i debiti si ridurranno. E poi cercheremo di far fare al Vaticano il secondo passo. Visto che il primo l'ha già fatto. E quale sarebbe il secondo? Diceva? Che c'è? Ma che ore sono? Non ho mai sentito i cani così nervosi. Che ore sono? Le 7. Le 7? Ma chi può essere? Ma come le 7? Stai calma, tieni a bada i cani tu. Controlliamo il video. Ma non c'è nessuno. Eppure qualcuno c'era. No, tu Roberto sei proprio sicuro di voler rompere con pazienza, vero? Papà, guarda che la mamma ha ragione. Tu devi decidere se pazienza ti conviene averlo come amico oppure no. E poi scusa, tu hai sempre detto che uno non può fare affari se non ha dalla sua i servizi segreti. I servizi segreti quali? E adesso chi c'è? È lui. Ma lui chi? Vatti a vestire. Tu chiudi i cani. Presidente, c'è qualcuno per lei e non vuole dirmi il suo nome. L'accompagni lei. Vengo subito. Troppo presto, presidente. Anche noi che viviamo nella capitale siamo puntuali quando ne vale la pena. Alle 7 mi ha detto e alle 7 sono arrivato. Mi scusi se la ricevo così. È venuto col suo aereo personale, immagino. Insomma, non potevo dirglielo per telefono, ma lei ha sicuramente intuito chi mi manda. È Capri, i faraglioni. Sapesse come mi ha parlato di lei. Se lo aiutiamo, non ci sono dubbi. Sarà lui il nuovo gran maestro della massoneria. Lei sa meglio di me che cosa significa. Ah, sì, per le lezioni. Quanto serve? 5 miliardi. Va bene.
Ma adesso quello che più mi preme sono i rapporti con il Vaticano. Non dico che siamo alla rottura, ma è che la finanza laica ne approfitta e muove forze occulte. Oh, ma c'è un complotto allora? Ma cosa crede? Che il mio arresto sia stato casuale? Attraverso di me vogliono colpire la finanza cattolica. Ci sono prove? Se ci fossero le prove, che complotto sarebbe? Signora, è un vero piacere rivederla. Ma scusa, perché non ci siamo visti nel tuo ufficio? Oh beh, perché in Vaticano almeno ti fai vedere, meglio è. Leggi. Vieni dritta e dritta dalla banca del Gotardo. Belle, eh? Sono le mie nipoti. Non conoscevi le mie belle nipoti? Ma ne avevamo parlato, dell'indebitamento, delle lettere di garanzia. Mi ricorderei di 300 milioni di dollari, non dire cazzate. Il buco aumenta invece di scendere. Non si può continuare così. Basta. Basta, basta. Guarda che basta. Posso dirlo anch'io. Bravo. Parti da questi 300 e non dimenticare che la garanzia delle mie lettere scade a fine giugno. Vedi che cosa puoi fare. Lo farò. Lo farò. Ora vi leggo di seguito gli argomenti da trattare nella riunione odierna, approvati dalla commissione del 26 settembre. Sindacati devono essere ricondotti alla loro naturale funzione, anche al prezzo di una scissione. Solo a quel momento sarà possibile limitare il diritto di sciopero. Magistratura, le modifiche più urgenti investono la responsabilità dei giudici. Errore. Questi giudici ormai hanno passato ogni limite. Sono d'accordo con Mr. Kane. Per controllarli meglio bisognerà separare le loro carriere. E aumentare la quota dei politici nel Consiglio Superiore della Magistratura. Scusate. Papà, senti, è la linea segreta. Che dico, ci sei? No, tu devi stare con Vittorio, vado io. Robertone! L'idea di fatta pari buca a quelli dell'Opus Dei è geniale! Geniale! Ho subito attivato gli amici dell'Opus Spagnola. Sì, ma quelli sono troppo reazionari, troppo antisovietici. Se prendono il controllo dello IOR, lo capisci da te che la politica estera vaticana cambia da così a così. Che? Oh, che tu hai paura di Casaroli? Ha paura di Gobbo? E si capisce, si stanno già muovendo. E tu fregatene! Il Papa stravede per l'Opus, mica per i sovietici. E poi che dubbi hai? La cosa va già avanti, vedrai. Ti copriranno il buco in barba a Marcinkus, Casaroli, il Gobbo e compagnia bella. E in barba la finanza laica. Eminenza, forse basterebbe un gesto. No, no, ma è tutto cruciale un altro. Calvi assicura che al confronto, insomma, il caso Sendona, lei mi capisce. Calvi dice che se parla... di San Pietro non resterebbe pietra su pietra. E allora, se è vero che l'Opus Dei è così sensibile all'integrità della Chiesa, lei... Dica a Calvi che sarà fatto tutto il possibile. Vada, vada, ci sentiremo nei prossimi giorni. Va bene, andiamo. Caro Palazzini, sappiamo tutti che Sua Santità ha sempre guardato all'Opus Dei con un occhio di riguardo. Ma c'è un tempo per ogni cosa. Calvi! Il cardinale Palazzini è stato gentilissimo. Mi ha raccontato addirittura quando vi siete conosciuti. Si segga, si segga. Mi ha detto, Calvi, ma sì, ma come? Mi ricordo benissimo. E poi Paolo VI era sempre molto ben disposto verso di lui. Sua Eminenza non ha peli sulla lingua, ma neppure io. Allora gliel'ho detto così, anzi gliel'ho buttata lì senza mezze misure. Eminenza, conviene che il buco lo tappiamo in famiglia. Il buco? Ma no, ma si capisce che non ho detto il buco. Ho detto operazione di risanamento.
E poi è meglio che la finanza laica non metta il naso tra l'Ambrosiano e lo Ior. Gli ho detto proprio così. Eminenza, l'Opus Dei si accolla il costo del risanamento e in cambio avrà pacchetto di controllo. Ma Calvi deve rimanere lì, perché altrimenti ci sarebbero degli effetti deleteri sul suo lavoro e su tutto ciò che amministra e perché no, nella sua incolumità. Incolumità? Sì, incolumità. Presidente, lei si deve rendere conto che questa è una guerra. Siamo in guerra. Minuto per minuto. Anzi, siamo tutti in guerra. E meno male, guai! Se non avessimo alle spalle un'organizzazione che è 10 volte più potente di tutta la Democrazia Cristiana. Lei capisce che noi, quando vogliamo, andiamo da chiunque dei vertici. Mi ha capito? Da chiunque. Sì. E dal Gran Maestro quando andiamo? Stasera stessa. Ah, dimenticavo. Il piccolo fratello ringrazia. I dollari sono arrivati. Li trasferirò a chi di dovere. Chi è? Scusate, ma è arrivato. Sta salendo. Presidente, scusate se vi interrompo. Sono arrivati i bot. Finalmente. Ah, bene, bene. Così l'avvocato sistemerà i giudici. Animo, presidente. Il processo d'appello sarà una bella passeggiata. Lo spero bene. Con tutti i soldi che ho speso. Carboni. Flavio! Ma siamo sicuri che Calvi li ricicla? 800 milioni sono sparo. Che domande. Calvi però dice che il prezzo è un po' esoso. Tu che dici? E che devo dare? Dico che evidentemente i soldi non sarei mai guadagnati. Ah, monsignore, ci sono novità? Non è stato facile, mi creda. Ma il Papa finalmente acconsente ad incontrarla. Allora, com'è andata? Ma che succede? Che succede? Lasciami! Cose grandi, meravigliose. Il Papa vuole vedermi. Risolto il problema del debito, mi darà le finanze vaticane da risanare. Viva! Senti, papà, io vado subito a dirle a Vittorio. Chissà come sarà contento. Aspetta, Anna. Non deve saperlo nessuno, neanche il tuo fidanzato. È un segreto. Ma siamo proprio sicuri? Vi ripeto, quella mia impressione è che firmando mi do la zappa sui piedi. Sì, perché qua, per esempio, riconosco di aver agito senza il previo accordo dei dirigenti dello IOR. Qua ammetto addirittura di aver abusato della loro fiducia. E qua mi dichiaro disposto ad andarmene senza alcun compenso, pur di evitare una catastrofe di inimmaginabili proporzioni. Ma, presidente, se i cardinali non la credono disposta a sacrificarsi per la Chiesa, siamo perduti. Beh, è vero. Lei ammette di aver commesso degli errori, ma... ma solo così loro crederanno che lei è in buona fede. Tagliamo la testa al toro. Nel chiedermi la lettera, il cardinale Palatini ha specificato che serve ad armare la mano dei nemici di Marcinkus. Quale testimonianza migliore della sua contro Marcinkus? Doveva controllarlo lei e non l'ha fatto. E l'incontro con il Papa? Presidente, lei è impaziente e ha ragione. Ma non dobbiamo dimenticare che cosa è in gioco. Beh, è in gioco un cambio di poteri delicatissimo e di una pericolosità. Oddio, che fa tremare anche le persone più coraggiose. Sì, capisco, ma... Presidente, si va dal Gran Maestro. Stavolta ci riceve a palazzo, con tutti gli onori.
ha firmato la sua resa. Ho fatto preparare anche per voi. Santità, dopo l'elenco delle nostre proposte, c'è anche una lettera di Calvi. E abbiamo inserito i nomi dei nostri fratelli dell'Opus, che sono pronti ad accollarsi il debito. Chiaro che la condizione irrinunciabile è l'allontanamento di Calvi e Marcinkus. Vedremo che cosa si può fare. Un sistema finanziario si può anche adeguare, si può trasformare, se le condizioni lo consentono. Ma la politica? La politica si deve confrontare con tutte le tendenze e condizionate dalla storia. Ci siamo capiti? Niente cadaveri. A Milano i cadaveri puzzano. Sì, ma sta tranquillo, sennò che mi scomodavo io. Vedrai che sarà una passeggiata. Aspetta, vado io, questa è lei. A Gocca. Aspetta, macchina. Va bene. 2 minuti. Vedi, oh. E poi dicono che le donne non sono puntuali. Quant'è che ci deve arredare, baffino? Se leva una percentuale, sono 100 miliardi. E così Calve si darà una mossa. Vai, sbrigati. Au. Aspetta te. Pensierino per cocca tua. Così si rifiate. Se rivedemo. Roberto? Anna. Anna, il papà è sparito. L'ho chiamato e non risponde. Roberto! Ho capito, mamma, vieni. Ma che fai? Quando ci sono in gioco troppi soldi, la gente è disposta a tutto. Lasciami. Lasciami! Roberto. Roberto! Se vengono gli sparo. Pratica veloce, la tieni sempre chiusa con la combinazione, la borsa. Va un po' di latte. E allora è vero. Oggi è Rosone, domani è te. Ma perché l'hai fatto vicepresidente? E perché oggi gli sparano? Perché ricicla male i soldi della mafia o perché si rifiuta di riciclarli? E tu cosa c'entri con la mafia? Coraggio, parla. Dimmelo. Di che cosa hai paura? Di Marcinkus, di Casaroli, del gobbo, del gatto e della volpe, della mafia? Dei socialisti, della finanza laica, dei servizi segreti, della massoneria? Ma non sono troppi, tutti questi nemici? Dicevi, con i soldi si compra tutto, solo questione di prezzo. E così hai dato soldi a destra e a sinistra, col risultato che è più assurdo di così. No.
No, non disperarti. Non aver paura. Certo, l'operazione che sto mandando avanti è in gioco un cambio di poteri delicatissimo. L'Opus Dei caccia Marcinkus e prende in mano le finanze vaticane, capisci? E tu? Io resterò al mio posto. Capisci che operazione è complessa e pericolosa, da far tremare i polsi a chiunque. Ma io ho paura perché tu hai paura. Sì, ho paura. Ma allora fuggiamo. Ti prego. Andiamo via. No. Non voglio perdere 10 anni di potere. E poi ci sono ancora gli amici. Oh sì, pazienza, Carboni. Sono lì solo per spillarti i soldi. E poi scusa quelli che hanno ferito Rosone. Pazienza li conosceva. Sì, li conosceva. Ma anche i servizi segreti li conoscevano. Ormai tutti conoscono tutti, fanno 1000 giochi. E io mi sento circondato. Mi arrampico sugli specchi. Mamma. Che c'è? Senti, c'è una cosa che papà non ha il coraggio di dirti. Dirmi cosa? Minacciano di fare del male a te per colpire lui. Io non voglio partire. Io non posso stare fuori dalla famiglia senza di te. Non ce la faccio, non ce la faccio. A Washington abbiamo degli amici, lo sai. Tu e Carlo starete tranquilli, devi partire. Ormai siamo vecchietti, ci possiamo amare anche da lontano. Eh? Su, vai, vai. Prendi un po' di tè anche tu? Sì. Santità. C'è una lettera. I tuoi nemici sanno anche scrivere, eh? Leggi se non ti dispiace. Dove si parla delle Panamensi, le società ombra. Santità, le società ombra sono contenitori dei traffici economici più sporchi. Li puliscono il denaro, trafficano sia in diamanti che armi, finanziano gruppi eversivi di destra, convogliano operazioni finanziarie dei servizi segreti e infine appoggiano le dittature. Ma caro, è una lettera anonima. Vai in fondo alla pagina, l'ultimo capoverso. Come mai lo IOR, nelle diverse lettere che Marcinkus ha recentemente rilasciato a Cali, si dichiara apertamente il patrocinatore delle società ombra, nelle quali risultano essere state parcheggiate le azioni di maggioranza dell'Ambrosiano. Ecco, auguriamoci che una copia di questa lettera non arrivi ai cardinali. Vorrei vedere la faccia di Casaroli. Ah beh, io te li raccomando i cardinali. Come se non lo sapessero che senza soldi non si fa niente, nemmeno la carità. Sì, certo. Non siamo noi a dettare le leggi che accrescono il denaro. Però vedi, non per questo dobbiamo applicarle tutte. Sì. Ecco, raccontami, dimmi un po' delle lettere di garanzia a Calvi. Non hanno alcun valore giuridico. Considerale soltanto un atto di amicizia verso Calvi. Vuoi prendere un tè con me? Sì. E Calvi? Quell'uomo è un mistero. Paul, i cardinali dell'Opus Dei mi hanno chiesto la tua testa. Io credo che sarebbe una svolta estremamente pericolosa. Questi dell'Opus Dei sono troppo reazionari. Sai, non voglio dire che i tuoi buoni rapporti con Reagan si metterebbero a rischio, ma ne andrebbe di mezzo la tua stessa immagine. Sì, però certi nodi vanno tagliati. Latte o limone? Limone.
Avanti! Si accomodi, Calvi. Venga avanti. Questa, signori, non si manda neanche a un salumiere. Lasci stare, Calvi. Non c'è più tempo. I prestiti concessi dal suo gruppo a terzi non meglio identificati superano i 1.400 milioni di dollari. Una cifra abnorme. Un rischio altissimo, Calvi. Calvi, i segreti devono finire. Le imponiamo di convocare al più presto possibile il suo consiglio di amministrazione. Mennini. Dica a Marcinkus che quelli della Banca d'Italia hanno ricostruito il buco, pezzo per pezzo, e mi impongono di riunire il consiglio al più presto. È la fine, capisce? Calvi. Ma lo vuol capire che sono preoccupato anch'io, eh? Che ha solo pensiero che si ripeta quello che è successo con Sindona? Se non vuole che si ripeta, faccia qualcosa almeno lei, che in carcere c'è già stato. E certo non vuole ritornarci. Ma lo capisce o no? Che ormai la cosa non è più in mano nostra. Tutto dipende dal Papa. Marcinkus! Marcinkus! Leviamoci di qui. Muoviti, no, su! Non conviene a nessuno lasciarmi solo sull'orlo del baratro. Per questo mi hai dato le lettere di garanzia, eh? Di qua. Prego. Ma non andiamo nel tuo ufficio. No, meglio andare in un altro posto, riservato. Dove possiamo parlare senza che nessuno ci disturbi. Un momento. Non devi fare quella faccia. Qui sono soltanto io che dovrei aver paura. Dei tuoi ricatti. Ogni busta contiene in fotocopia il carteggio tra la Banca d'Italia e il nostro istituto. Come vedrete, l'oggetto è sempre lo stesso. La Banca d'Italia chiede informazioni sempre più dettagliate sulle nostre partecipazioni e sui debiti esteri del gruppo. Pronto? Ah, è lei. Ma no, è tranquillo, sicuro di sé. Le sembrerà assurdo, ma è così. Come sta andando? L'intero carteggio deve essere esaminato molto attentamente. Perciò propongo di aggiornare la seduta. Sono d'accordo che la seduta vada aggiornata. Però propongo che i consiglieri si portino a casa il carteggio per studiarselo con cura. Le carte non devono uscire dal gruppo. E invece propongo che anche i sindaci abbiano facoltà di esaminarle dove vogliono. Sono certo che una fuga di notizie sarebbe la fine dell'Ambrosiano. Però non possiamo restare giorni e giorni chiusi in questa stanza. Lei che ne pensa, Rosone? Veramente, veramente anch'io sono per la riservatezza. No, no, non devono uscire. Meglio di no. Bene, metto ai voti la proposta del vicepresidente. Chi è favorevole all'uscita dei documenti alzi la mano. Per quanto mi riguarda, io mi astengo. Anch'io mi astengo. Però è un errore che i documenti escano dal banco. Ve ne accorgerete. No, no, sono stanco di come vanno le cose. Devono muoversi, capisci? Glielo devi dire che se non si decidono ad accettare le mie proposte, dirò tutto di tutti. Ma se non faccio altro? Guarda che se fossi in te, io partirei il più presto possibile. Non posso, non posso. Mi serve ancora qualche giorno. Fa come credi, ma non vorrei che i comunisti della procura ti spiccassero mandato di cattura o che qualcuno ti aspettasse sotto casa.
Stanno sul potere come cani sull'osso. Ma io quest'osso glielo distruggo, glielo disintegro. Non perdiamoci in chiacchiere, qui ci vogliono i fatti. I fatti? Eccoli, eccoli i fatti. E ci sono altri documenti nella cassaforte di Zurigo. Vedrai, una bomba. Si accorgeranno di che cosa è capace un limone spremuto. Ah, va bene, se ci sarà una guerra l'avranno voluta loro. Ma appena sarai partito si renderanno conto che fai sul serio. Per questo prima parti e prima si sblocca la situazione. Dammi retta! In un momento come questo ammetterai che aver finanziato l'acquisto di quei missili è stato per me un grande sacrificio. Sì, d'accordo. Papà, ma hai anticipato la partenza? Perché non me l'hai detto prima? Non ho scelta. Devo mettermi a lavorare immediatamente se voglio portare a termine il mio progetto. Allora procede. Senti, ma l'Opus Dei si accolla il debito. Ma ci sono persone che pur di impedirmelo farebbero qualsiasi cosa. Per questo devo nascondermi, capisci? E se il progetto dovesse fallire, allora vuoterò il sacco. Aspetta, torno subito. Anna, ascoltami bene. Devi partire anche tu. Qui sei in pericolo. Papà, ma perché la mafia è contro di te? La mafia è un potere che si mette contro tutti quelli che hanno segreti da svelare. Anna, vai a preparare la tua valigia. Poi andrai a casa di Vittorio. E stasera andrete a Lugano. Su, vai. Ho paura che qualcuno mi abbia seguito. Via, via, presto. Ecco il pezzo. Carboni vuole che telefoni subito dopo. Ecco il passaporto. Flavio manda a dire di non portare la borsa con sé, che è meglio se la porto io. Perché? Ci sono rischi? No, no, ma la prudenza non è mai troppa. Alla frontiera jugoslava-austriaca magari un doganiere gli salta in mente di fargliela aprire e potrebbero identificarlo. Ah, ma sì, certo. Il passaporto nicaraguense. Flavio pensa sempre a tutto. Va bene. Senta, mi raccomando, qui dentro ci sono documenti importantissimi. Stia tranquillo. Io vado e vengo da Klagenfurt. Sono di casa qui. Ormai non mi chiedono neanche più documenti. Arrivederci. Ehi, vai, vai! Roberto Calvini. Beh, non si sono scervellati.
Grazie. Signora Kleising? Signora Kleising! Sono Roberto Calvi. Benvenuto. Santità, sono proprio molti coloro che vorrebbero sapere da me se ho fornito armi ed altri mezzi ad alcuni regimi di paesi del Sud America, se ho fornito mezzi economici a Solidarnosc ed anche armi e finanziamenti ad altre organizzazioni di paesi dell'Est. Ma io non mi faccio e non voglio ricattare. Pronto? Pronto? Ti ho svegliato, scusami. Ho viaggiato tutta la notte, sono stanco morto. Papà, ma dove sei? Come stai? Non chiamarmi papà. Sono in Austria, in casa di amici. Domani vado a Zurigo a recuperare fondi e documenti. Senti, Anna, chiama la mamma. E anche Carlo. Non dirle che sono qui, però, hai capito? Perché la mamma, lo sai, non sa mentire. E se la interrogano direbbe tutto. Ma pazienza, già ieri l'ha chiamata da Londra. E le ha chiesto come è fatta a partire, visto che il tuo passaporto ce l'ha lui. Le ha anche detto, vedrai che scalpore ci sarà appena si saprà che è sparito. E tu rassicurala. Dille che non sono partito, ma che mi devo nascondere per portare avanti il mio progetto. Ti richiamo domani, va bene? Tu cerca di avere notizie dall'Italia. E mi raccomando, prudenza. Clamoroso. I legali di Roberto Calvi hanno informato la magistratura della sparizione del presidente del Banco Ambrosiano, di cui non si hanno più notizie dalla notte del 10 giugno. Ricordiamo che tra 10 giorni signorina Calvi dovrebbe presentarsi alla Corte d'Appello di Milano per il reato di esportazione clandestina di capitali. Coraggio. Salve. Ciao. Passami tutti qua. Io ad altro. Sono passato senza problemi, lo sai. Ecco. Grazie. Presidente, lei è sempre più giovane. Manuela, lei è troppo buona invece. La crisi per l'arcipelago delle Falkland è ormai sfociata nella guerra tra Gran Bretagna e Argentina. Che fa la mia bambina? Papà! Ciao, amore! Guarda che c'è! Com'è andata? È andato tutto liscio. Dopo la prima battaglia aeronavale... Torno subito. Flavio! Tutto fotocopiato. Ma ne parliamo con calma. Nuovi particolari sono stati oggi rivelati da portavoce. Che guerra assurda, non dicono perché la fanno. Lei che ne pensa, signor Calvi? Non possono mica dire che la fanno per il petrolio. Flavio, questo è un piccolo pensiero per te. No, no, è troppo prezioso. No, non ti prego, posso. Ti prego, ci tengo. Sì, è il più bel regalo della mia vita, non trovi? Insomma, si parte, no? No. Sapevo che eri tutto matto. Bene. Non si parte più per Zurigo. Mi dispiace, ma non è colpa mia. Thank you.
E dopo Stalingrado, tra la fame, il freddo, il gelo, era un inferno. Li costrissi a scendere da cavallo, obbligandoli a forza di calci in culo a camminare, così non si sarebbero assiderati. Il Torley non ci crederà, ma i miei ragazzi li ho portati a casa tutti, sani e salvi. Eccoli là. C'è Kunz. Finalmente! Come va, Kunz? Gut. Bene. Allora, Flavio, quando partiamo per Zurigo? Beh, c'è un cambiamento. Poi te lo spiego. Lui lo convince. Thank you. Quale preferisce, presidente? Ma dove mi avete portato? Ha ragione. Non è imposto per il presidente dei banchieri europei. Infatti sono orrende tutte e due. Mi meraviglio di Flavio. Veramente se ne è occupato Kunz. Ma le pare che in questa bicocca io possa ricevere qualcuno. Però Carboni sa sempre quel che fa. Ci sarà una ragione. Beh, ha privilegiato la sicurezza, ha visto. Non abbiamo incontrato neanche il portiere. Io uscirei a fare un po' di spesa. Mi raccomando, non apre per nessuna ragione. Ma a lei dovrò pure aprire, no? Ok, le farò un segnale. Due colpetti di seguito e un terzo distanziato. Intesi? Sì. A presto, amore. A presto. Vito! Vito! Noi oggi per Calvi ancora a Stoccolma, intesi? Ma cosa dici? Ma quale Stoccolma? Siamo ad Amsterdam. E tu non gli devi dire in quale albergo, vabbè, capito? Vabbè. Vai, ferma quel taxi. Taxi! Taxi! Ah! Vittor! Vittor! Via Roberto, che mi sto dando da fare per trovargli un'altra sistemazione adeguata! Hai capito? Ci penso io! Ciao! Mi raccomando. Per succedere una cosa? Sì. Tra poco tutto tornerà come prima, vedrai. Sì, è una cosa straordinaria, meravigliosa. Quando lo saprai, finalmente anche tu ti sentirai come se... Non posso dirti di più. Scusa, ma devo andare. Richiamami però. Richiamami, eh?
Vittor? Sono io. Carbone ha chiamato? Sì, dovrebbe venire fra un po'. Pronto? 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 È la terza volta che chiamano, ma poi nessuno parla. Si vede che non è con te che vogliono parlare. Tanto lo so che è Calvi, e so anche con chi vuole parlare. Rosone. Rosone, io e lei faremo grandi cose. Anche perché dopo le colpe cadranno sull'assente. Assente? Come l'assente? Ma sì, Calvi. Lei come diavolo fa a sapere che non tornerà? Ho detto solo che è assente. Le chiacchiere stanno a zero. Queste, mio caro monsignore, non lasciano via d'uscita. Queste dichiarano che lo Ior è il vero padrone delle Panamensi. Dichiarano di essere perfettamente a conoscenza del loro indebitamento nei confronti delle nostre consociate di Lima, Managua e Nassau. 1.100 milioni di dollari più i 200 che la vostra banca deve direttamente alla nostra. O si copre il buco o si va alla bancarotta. Alla lettera di Calvi? Sì, sì. Ecco come stanno le cose. Queste sono le mie lettere di garanzia. Questa è una lettera di manleva. Quest'ultima annulla le mie, tutte quante. Valgono zero. Ci faccio un bel quadretto e se le appenda pure al muro. Cosa? Me li appendo. Ma queste sono del Papa, sono del Vaticano, non sono mica del signor Brambilla. Beh, lì Calvi dichiara, e poi lo potete verificare voi stessi, che qualunque cosa accada, lo Ior non subirà né perdite né danni in futuro. In sostanza non vi dobbiamo neanche un soldo. A questo siete arrivati. Mentre sottoscrivete che garantite il debito, nello stesso tempo avete obbligato Calvi a scrivere una lettera che non garantisce un cazzo! Ma allora, siete proprio un'associazione per delinquere. Andiamo via di qui. Gli ho detto come mi hai detto te. Guardi, Presidente, che hanno arrestato Pellicani. È sbiancato. E quando ha giunto, veda, Presidente, che lo stanno torchiando per fargli dire dove lei si nasconde, gli è preso quasi un malore. Ma ha fatto anche pena. Sì, vabbè. Ci vediamo dopo. Ciao. Anna, ascoltami bene. Quando tutto sembrava risolto, tutto è precipitato. Devi lasciare Zurigo oggi stesso per raggiungere la mamma e Carlo, hai capito? Non c'è tempo da perdere. Scusa, papà, ma ci posso pensare? Io non me la sento di partire per Washington così all'improvviso. Ma lo vuoi capire che lì sei in pericolo? Hanno arrestato Pellicani. Lo stanno picchiando e torchiando. Parlerà. Finirà per rivelare il mio nascondiglio. Ti devo lasciare. Vatti a comprare il biglietto. Mm? Sì, ti richiamo fra due ore. Chi è? Excuse me, sir. I'm supposed to give you the towel that was ordered from young gentleman. Ti dico che non c'era un posto neanche in lista d'attesa. Ma è un miracolo se ho trovato posto sul volo di domani. Un posto? Ma Vittorio deve partire con te. Lo vuoi capire che è in pericolo anche lui? Ma Vittorio non può partire, non ha il passaporto. Fammi parlare con lui. Senti, Vittorio, oggi o domani succederà qualcosa. Sì,
un grosso scalpore. Non devi restare lì neanche tu, è un ordine. Va bene, tornerò in Italia allora. Ma per carità. In qualsiasi altro posto, ma non in Italia. Se ti prendono, fai la fine di Pelicani. Lo stanno ancora torchiando. Sì, ho capito. Oh, bene. Senti, vi contatterà la moglie di Kunz. Ecco, lei vi darà dei soldi. Prendeteli e basta. Non bisogna più fidarsi di certa gente. Poi io vi richiamerò domani, alle 8, prima che Anna parta. Dopo mi sarà difficile telefonare. D'accordo? Mi raccomando, prudenza. E quel che è peggio, Rosone sapeva tutto e ha sempre mentito ad ogni riunione del Consiglio. Ah, Rosone, ci dovrà spiegare... Seduti, seduti. Signori, questa è la mia proposta di risoluzione che sottopongo a votazione. Roberto Calvi si trova nell'impossibilità di adempiere le sue funzioni, compreso l'esercizio della legale rappresentanza. Perciò il Consiglio delibera, nell'interesse del Banco e di Calvi medesimo, forse costretto a compiere atti non voluti, di revocargli tutti i poteri e di sospenderlo dalla carica di presidente. Chi è d'accordo su questa mozione, alzi la mano. Bene, mozione accolta. Tengo a precisare che la mia astensione non è a favore di Calvi, ma è contro quelle forze politiche che vorrebbero gettare l'Ambrosiano nelle braccia di un commissario voluto dalla Banca d'Italia. Tu non vuoi il commissario, perché ti ci vuoi mettere tu qui al posto di Calvi? Parlaci invece delle forze politiche che ti hanno ficcato qua dentro mentre Calvi era in galera. How long I have to wait for the Dublin line? Excuse me, sir. It just freed up now. I was just about to pass it to you. 450 units in less than 2 days. The Italians talk too much. And they are so rude that one almost slammed the door to my face. No, 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 qui ormai è Caporetto. E quella poverina della Crocker non ha resistito. Buttarsi giù dal quarto piano. Ma che dice? La Crocker? Ora non potrà più parlare. Ma qualcuno l'ha vista che si buttava dalla finestra? No, veramente no. Non l'ha vista nessuno. Andate, presidente. Quanto ci vorrà? Se non c'è traffico, in mezz'ora ci arriviamo. The airport. No, take us to the Sheraton Hotel, please. Ma perché non arriva? Prima tanta fretta e poi... Calma, calma. Sta arrivando. Stia tranquillo. È tutto a posto. Stia tranquillo. Pronto? Ah, sì. Sì, ho capito. Va bene, va bene. E c'è qualche problema, ci dobbiamo spostare.
Pronto? Sì, ma che succede? Sono io. Ho capito, va bene. Avete cambiato ancora. D'accordo. Allora sbrighiamoci, facciamo presto. Andiamo. Sentite, ma la macchina... La macchina non serve più, ci sta la barca. Ma come? Ma allora dove mi portate? E perché con quella barca? Si fa prima, è più sicuro. Ma cosa fate? Cosa fate? Aiuto! Lasciatemi! Vi pagherò, vi pagherò! Aiuto! Dai, dai. Ora subito! Togliamo le tracce del narcotico. Sbrigiamoci! Good morning. My name is Vittoni. Hello, Mr. Vittoni. Hello. Do you have any luggage for checking? Yes. Okay. Gli hanno impedito di dire. Non tutto, farlo. Tutto, ci ammazzeranno. Tutto. Mamma, noi vogliamo vivere, non vogliamo morire, mamma. Dobbiamo scappare, dobbiamo andare via o ci uccideranno. Oddio, che sembra. Vitalex. Oddio, bisogna distruggere Vitalex. Sì, Vitalex, Vitalex. Dove sono? Sono nel cassetto, lì. Ecco, lì. Dammi. Lì, lì. Ecco. Vitalex, mio signore,
Sappiamo che Roberto Calvi dovrà rispondere alla tua divina giustizia. Non intendeva far male a nessuno. Aveva raggiunto la vetta e voleva rimanerci. Mio signore, noi affidiamo alla tua infinita misericordia la tormentata anima di Roberto Calvi, un uomo su cui noi avevamo posto la nostra fiducia, un uomo la cui vita operosa non potevamo immaginare potesse finire così. Blessed art you, my Lord, God of all creation. Through your goodness, we have this bread to offer, which the earth has given and which human hands have made. It will be for us the bread of life. Benedetto nei secoli, Signore. Blessed are you, my Lord, God of all creation. Through your goodness, we have this wine to offer, grape of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Benedetto nei secoli, Signore.